voluto finire un progetto che riguarda il centro della zona dei servizi di Milano. Quindi toccare il centro della zona dei servizi di Milano vuol dire toccare quello che è i punti nevralgici della città. Questo è del cuore della produttiva del Sud Europa, perché comunque quello che succede qui incide la vita di tutta Milano e quindi di una produttiva più grande anche. Quindi la responsabilità anche di questi atti sono molti e anche preoccupazioni ogni giorno, quindi grazie. E quindi ringrazio anche poi gli anni la Maria Milano e Rosetta, per esempio, che si sono messi a disposizione per creare un e coinvolgere i cittadini, perché guardate, non è semplice andare a toccare anche via la Marmora, quando ci passa tutto a Milano ogni giorno per avere un servizio. E in questo è molto importante il rapporto, ecco, quindi grazie soprattutto al Presidente del Municipio, uno che non ti ho votato però. Si è creato veramente nell'interesse collettivo di dibattito per arrivare a creare una città migliore. Quindi io spero oggi questo incontro qui è stato voluto e io ringrazio tutti anche per la sfida, perché per confrontare le scelte, perché guardate, non è semplice anche prendere decisioni di questo genere, e nel corso in cui si devono fare i lavori si può dire qualcosa, qualcuno deve dire, perché sennò veramente ti dà un problema. Un angolo qui vuol dire cambiare la vita di molti oltre a voi, però vivendola a noi è giusto che vi esprimiate, ed è il motivo per cui esiste anche l'associazione della Giocrocetta, è il motivo che siamo qui oggi. Giusto adesso fare una reintroduzione, ricapitolare un attimo da dove eravamo rimasti, quindi magari per chi non c'era o per chi per la prima volta si approccia. Adesso siamo arrivati a questa fase qua. Questa, adesso siamo qua, poi arriveranno le lunghe prossime e questo è il futuro. È veramente un grande gruppo, c'è il presidente, c'è il consiglio di amministrazione, c'è la direzione con la quale c'è una dialettica importante, significativa, e poi ci sono i medici, tutto il personale. E mi piace appunto questa presentazione che ha voluto il nostro governo davanti proprio all'associazione del quartiere, è proprio fondamentale, perché l'ospedale è già una presenza importantissima nel quartiere, nella zona, nel municipio, e lo sarà ancora di più per quello che avete visto, si cura i malati, si fa ricerca, si vaccina, si recupera il patrimonio storico artistico, come ha detto il Presidente, e poi si fa anche innovazione, sperimentazione, si costruisce qualcosa veramente di grande. Allora, intanto grazie a tutti per l'invito, io ho visto per la prima volta questo progetto credo nel 2012 o 2013, perché allora io ero già consigliere in zona 1, lo so nel 2006, e nel 2012 o 13, non ricordo, arrivò in consiglio di zona la richiesta di parere. Noi davamo questi pareri di compatibilità ambientale sul permesso di costruire, quindi sul progetto, e quindi abbiamo avuto occasione di vedere la presentazione di questo progetto. Al di là del nostro parere, che era stato evidentemente favorevole, però mi colpiva subito quello che poi il Presidente ha raccontato, che è la dimensione avveniristica di questo progetto.